E questa, ragazzi, viene indicata come una delle migliori steakhouse di Parigi. Pensa alle altre. E alla fine stiamo pagando la modica cifra di 303 euro per essere stati presi per il culo. Questa roba qua, ma la state vedendo come doppia? Era così. Allora, innanzitutto, questa qua non è anche il taglio che ho scelto io. Paola, dove siamo? Siamo a Parigi, alla Maison du Lobrac, che è una delle steakhouse più rinomate di questa città. Che pronuncia! Ma insomma, anzi, scusatemi, francesi, sto un po' così. Rifammela un po', la Maison du Lobrac. La Maison du Lobrac. Mamma mia! E questo cappellino l'hai fregato Alex, quello di Arancia Meccanica? No, questo cappellino ci tengo tanto, l'ho da più di 20 anni, caro Michele. Come il mio, ce l'ho da più di 20 giorni. Andiamo dentro, vai, c'ho fame. Qual è la particolarità? Allora, ovviamente qua siamo alla Casa de Lobrac, no? Lobrac è una tipica razza francese, forse quella un po' più particolare, meno conosciuta rispetto allo Cherolais e alla Limousine. Quindi noi mangeremo quello. Abbiamo animali segnati o vacche o manzi di differenti età. Allora, questa c'ha 5 anni, quella 6 anni e ovviamente con la data dell'inizio della frollatura, no? Non ci sono T-bone. Loro non frollano le T-bone. Non frollano le T-bone perché la smontano. Bene. Smontano la parte, vedi, questi sono tutti controfiletti, Michele. Faux filet significa, scusate la pronuncia davvero, però ho studiato, ma la pronuncia è quella che è. Sono i controfiletti, ok? Te lo vendono smontato. Ti vendono solamente la costata con l'osso. Quello è l'inizio della frollatura. Ci hanno portato 3 menù. Menù in francese, menù in inglese e udite udite, in mano a Paola, anche il menù in italiano. Perché mi ha sgamato che ero italiana? Ha detto italiano? Il menù italiano con una maccheronicissima traduzione di manzo bar. Parliamoci chiaro, ma chi di voi non è mai stato in un manzo bar? Ti piace questo manzo bar dove ti ho invitato? Sì, manzo bar, dai. Il tartaro di manzo, buonissimo. Potere di Google Translate a noi. Ma la bistecca di fianco, che roba è? È quella del tavolo accanto? No. Non l'ho capita. One tartar, un carpaccio di beef. Facciamo due insalate? Sì, vai. Two salads. One kilo of cut beef. 6 weeks, ok. 6 settimane. 6 settimane. Vabbè. Di frollatura, okay. Ce la possiamo fare. Ci mangiamo questa. There's a way to enter place. Ok. E poi questa. 950 grammi, 157 euro. E va bene. Merci. Scegliamo. Ok. Allora, this is okay and this. Preferite Paola con il cappello o preferite Paola senza cappello? Sei cretino proprio. Sono un cretino senza cappello. Io me lo rimetto il cappello, ok? Ragazzi, se venite alla Maison de Lobrac, chiedete di poter pranzare e o cenare al piano terra e non al primo piano. Noi ci hanno piazzato al primo piano perché abbiamo prenotato all'ultimo minuto. Il piano superiore è un po' tristanzuolo, no? Cioè non è proprio il massimo. Ho visto steakhouse più belle, perché sotto all'entrata, come entrata, ci sta sta bella parete di bistecche che frolloni, lombi che frollano, è molto più bello, c'è la cucina, c'è il movimento, qui è una sala a parte, però vabbè, questo passava al convento. Nel frattempo, mentre parlavi, è arrivata la carta dei vini. E dai, La scelta della carne è questa, la scelta del vino è questa. Ok, ah, è arrivata l'uovo. La tartare senza l'uovo, carpaccio, merci. Ok. Ragazzi, io perché ho ordinato questo piatto che è la tartare? Perché la tartare nasce in Francia, adesso senza che vi attacco tutta la filippica sulla storia dei tartari, che è abbastanza conosciuta. Io l'ho presa perché comunque qui bisognava che mi si presentasse una tartare di quelle classiche, dove ci sono molti ingredienti, tra i quali elenco la senape, il cappero, c'è la salsa Worcestershire, qualche goccia di tabasco, c'è o cipollotto o erba cipollina e poi c'è anche il torlo d'uovo. Qua vedo che il torlo d'uovo non c'è, quindi è sine, già prima cosa. E poi un'altra cosa che ho notato è che sul menù è indicata una tartare di 180 grammi. Ora, se l'occhio non mi inganna, ragazzi, questa se fa 130 grammi, ma sono proprio esageravo assai. Però assaggiamo, voglio vedere, sono curiosa, vedere se ci stanno tutti gli ingredienti. Ragazzi, c'è tutto, tranne il torlo. Ci manca un ingrediente fondamentale. Sapete qual è? Sale. Ci sono scordati il sale. Imparate una cosa, ragazzi. Quando in Francia andate a mangiare carne, vi arriverà sempre l'erba cipollina. Amici della Maison de Lobrac, vi siete scordati l'uovo e poi pure il sale, ma che invece voleva un pizzichino di sale, non troppo, perché aggiungerlo poi non è la stessa cosa. Però siccome la paghiamo, ma la mangio tutta. Quanto la stiamo pagando?
Non mi ricordo se 25-26 euro. Regna. Scusate, insalatina per lavarci la coscienza. Tartar divorata praticamente in tempo record, passiamo al carpaccio. Analisi di questo carpaccio, un piatto più brutto non lo potevano mettere. Guardate ragazzi, un po' la luce di questo locale, un po' il colore del piatto, un po' il colore della carne, non si riesce praticamente quasi a distinguerlo. Ma chi ci voleva mettere un bel piatto bianco? Che dici, chef? No, io dico che questo non è neanche un piatto, ragazzi, questo lo vedo più come un vassoio, ovviamente, ma rispetto anche all'impiattamento, perché la carne, cioè devi essere attento per capire che qui sotto ci sta la carne, perché se no vedi questa massa qui e la carne quasi si confonde con il piatto stesso. Ragazzi, non so voi, ma io dai francesi, visto che se la tirano, perché parliamoci chiaro, se la tirano i francesi, mi aspetto sempre quel qualcosa in più. Cioè, ragazzi, visto che è la famosa grandeur francese, io mi aspetto che almeno il piatto me lo azzeccate. Non che mi portate il piatto praticamente mimetizzato. Questa, Paola, è un carpaccio camouflage. No, questo lo sai come si chiama? Come si chiama? Carpaccio ammacchiato. No, dicevo che stasera spero di poter dire un mio safaissimo, che stando a Parigi sarebbe un safaissimo. Speriamo nei prossimi piatti. Questa cosa francese che ti portano l'insalatina, cioè questo era un antipasto, no? E te la portano già condita. Su questo sono bravissime, eh? E io fino adesso quello che tu ho mangiato in questa città, sempre insalatina carina, sfiziosa, condita bene, ci sanno fare con l'insalata. Che stronza che sono. Un po' lo sei. Comunque ho scoperto che Paola a Parigi ha un amico che si chiama Michel e non sono io. La cosa mi preoccupa molto. Paola, chi è? Vabbè, non lo vedo da tanti anni, però c'è un amico qua a Parigi. Dai, non mi rompe le Quanti tanti. Anni che non lo vedi? Tanti. Sempre troppo pochi. Vogliamo mangiarla? Ma allora, chi l'assaggia per primo questo carpaccio? Ah, io? E allora dimmelo, no? Te l'ho appena detto. Per me è bocciatissimo, Michele. Mo' assaggia pure te. E questa, ragazzi, viene indicata come una delle migliori steakhouse di Parigi. Pensa alle altre. Quanto stiamo a pagare? E questo è allineato con la tartare. Qua siamo tra la forbice tra i 24 e i 26 euro, ora non ricordo. C'è l'oro dei francesi. La carne di per sé, ragazzi, è pure buona. Less is more, io continuo a dirlo. Poi sopra ci hanno messo badilate di misticanza con scaglie di grana e funghi champignon. Buona questa insalata con tracce di carne, ottima, molto buona. Grazie, prezzi, mangio pure l'insalata. Per ora cos'è che ti è piaciuto di più? Il pane. Perché hai messo forchetta e coltello così? Perché questi signori ci stanno volendo aspettare troppo. Allora, se sono dei camerieri di un certo livello, dovrebbero capire che questo è un segnale che mi fa accedere alla seconda portata. Questo significa che sono pronta per il secondo piatto, per la seconda portata. Paola, te è una vita che sei pronta per la seconda portata, perché alla prima non te ci sei mai fermata. Paola, no. Dove vai? Torna giù! Purè, potato and cheese! Torna giù! Hai iniziato col purè, hai iniziato. Vabbè, l'ho dovuto fare per forza per rompere questa linea. Si inizia a fare sul serio, ragazzi. Ciao! Togli l'intruso. E dai. La carne è buona. Appunto, questo anche no. Ragazzi, la salsa va messa nel piatto. Questo qua che mi si contamina il piatto non si fa. La regola vuole che nel piatto ci si mettono solo cose che sono edibili e quindi si possono mangiare. La cottura mi sembra molto buona. Al sangue, crosticina, esattamente come deve essere cotta questa carne. La frullatura leggera, appena accennata, non è frullatissima. Per me no, tagliata a cazzo di cane, io ho un coltello che non taglia, quindi è mezz'ora che sto cercando di tagliare questo pezzo di carne, così, tipo che non si taglia. La scaloppatura che l'hanno inventata i francesi non è stata rispettata, perché io ho ogni fetta di carne che pesa circa 200 grammi, quindi negativo. Voglio assaggiare questo. Già è una follia. Non si taglia, vedi, questo è crudo.
Facciamolo vedere perché non si taglia. In primis perché il coltello non taglia, in secondis perché c'è il bordo che è di una scomodità allucinante. Allora, la finezza di portare questo pezzo intero non l'ho capita. Io qui dentro non riesco a tagliare. In primis che questo non taglia, guardate così, posso pure far così, non succede niente. Seconda cosa, è abbastanza difficile tagliare qua dentro. No, non taglia, c'è niente da fare. Io mo vado all'assaggio, che così so con chi mi devo incazzare. Assaggiala pure te, perché era questo che mi aspettavo da una frullatura di una carne, che di solito, allora, le frullature si fanno con tagli di carne abbastanza grandi, vedi i lombi, no? Addirittura le mezzene si frullano intere. Assaggia sta carne, a me mi sembra un po' acida. Vediamo, magari era il tuo coltello che non tagliava. No, è proprio il coltello che non taglia. Confermo, Paola, su tutta la linea. Anonima. Piatto, come spesso dici te, flat. Lei un po' di personalità ce l'ha, per quanto, giusto quello che ha detto Paola, è stata scaloppata in una maniera un po' alla muratora. Siccome sto pagando 150 euro questa bistecca, me l'aspettavo scaloppata un pochino meglio. Però quella, ragazzi, mamma, giù, non ci siamo, NCS. Attenzione ragazzi, Paola deve dire una cosa molto molto seria. Allora ragazzi, per fortuna abbiamo una telecamera e io poi faccio questo lavoro da tanti anni. Questa roba qua, ma la state a vedere com'è doppia, era così. Allora innanzitutto questa qua non è anche il taglio che ho scelto io, ok? Perché sennò io cambio lavoro. E adesso gli chiedo che per il culo non voglio essere presa. E no, questa non è la carne che ho scelto, Michele. Ma tu non l'hai visto che questa non è la stessa? Com'è triplicata sta carne quando ce l'hanno portata? Chi vuole venire per il culo, dai? Te la dico senza l'incazzatura? Va bene Paola, la bistecca che ci hanno portato non è quella che abbiamo scelto, però in compenso ci hanno portato del meraviglioso purè, delle patatine fritte francesi, questa è una zucca e dell'ottimo pane, certo, dai su. Certo, perché noi stiamo pagando quasi 300 euro per mangiare zucca, pane, purè e patatine fritte. Questa non è la carne che ho ordinato. I repeat, this is not the meat that I order. I order a faux fillet, ok? This is not a faux fillet. This is not the meat that I order, please. Sta a partire di brocca, perché cioè tu, cioè. Ok, this is not the meat that I order. I'm a chef of steakhouse. And this is not the meat that I order. I order a faux fillet. And this is not a faux fillet, please. It's not a faux fillet. Do you understand? It's some steak, but I take my chef. Ho capito, lo chef ti dice che cazzo che vuole. The cook is okay? The sì, but it's a okay, problem, it's not the cook. Yeah. It's that I choose a piece of meat. And this is not the piece of meat that I choose. È imbrogliato. Sì, alla fine ha capito che... cioè, non ho una patata da sfangare. Ha detto evidentemente nelle cotture al sangue, ha imbrogliato un pezzo e ce l'ha messo. Ma per me va bene, basta che si riconosce l'errore. Ragazzi, è andata come è andata. Ma io la soddisfazione francese di lasciare tutta questa ciccia attaccata all'osso, non gliela do. Peccato, perché questo è uno dei rari video in cui non ho detto mortacci quanto è buona. Paola però ha detto un zafaissimo grazie al pane. Abbiamo la chiusura su questa discussione. Dicevi Paola? No, che sono incazzata a bestia. Quello è arrivato. No, ma che stai a dire? Questo è un controfiletto. Se questo è un controfiletto c'è la quinta di Reggiseno. Cioè. È arrivato il conto e dalla faccia contrariata di Paola, ragazzi, brutte notizie. Mi dispiace che paghi te, è stata una grande presa in giro per me. Ah, parlo io? Non eravamo d'accordo sul contrario? Anche sicura? No. Se ti volevo dire Paola, sì. Se non mi fai querelare dai proprietari del ristorante puoi dire quello che ti pare. Beh, la querela laddove ti prendono per il culo, cioè dovrei querelare io questa gente che ci hanno derubato, perché siamo arrivati e sullo schema, io faccio questo lavoro da tanti anni, conosco anche lo schema che sta sui computer per quanto riguarda la sala, quindi il cameriere invece di accompagnarci al nostro tavolo, che deve essere quello davanti al frigo di frollatura, chiama il metro e con un magheggio, col dino, clicca, il nostro tavolo come per magia viene spostato al secondo piano, quello degli sfigati, quindi io già quella cosa l'avevo sgamata. Però vabbè, stiamo a fare il video, no? Arriviamo qua, i tavoli a fianco, tutti serviti, eh? Diciamo che
siamo stati serviti male e poi quando è arrivato il cameriere con i vari tagli di carne, la bistecca, beh, era quella. Poi abbiamo scelto il taglio che credo si vedrà nel video, sì. È palese. Però una cosa è certa, la carne in cottura potenzialmente si restringe, ma non duplica. Questo pezzo di carne era duplicato. Già dall'aspetto ha cambiato forma, dimensione e peso. Ho alzato un po' il tono e ho detto che faccio questo mestiere e per questo ci hanno tolto il 10% su un pezzo di carne che non avevo scelto. Quindi alla fine stavo pagando la modica cifra di 303 euro per essere stati presi per il culo. Michè, steakhouse parigine. Bocciate. No, vabbè, non voglio fare tutta l'erba, ma questa qua proprio ci hanno truffato. Amici di Bracimi ancora, se capitate a Parigi, non venite alla Maison dell'Obrac. Anche no, non mi porti. Sono incazzata, amica, mi devi passare. L'hai mai vista la Torre Eiffel illuminata? No. E mo ci andiamo. Davvero? Sì. No, mi porti a Piana Marolà, vicino alla Torre Eiffel. Se lo fanno, volentieri. Andiamo con lo scooter. Va benissimo, sono niente contenta. Taxi. No. C'ho bisogno di... Niente Uber. No. Con Bracimi ancora si soffre sulle due ruote. No, lo so. Sono una cazzo di scooter, mo guido io allora. Voglio fare una considerazione. Se ci hanno fatto lo sconto su quel taglio di carne contestato, perché stanno ammettendo l'errore? No, loro stanno facendo i francesi, ti spiego. Perché loro a me mi hanno detto: signora, è contro filetto, ma sto gran cazzone. O me lo fai pagare per intero, perché dici che c'è ragione, oppure non me lo fai pagare. Cioè, così funziona la ristorazione seria. Lo sai che come dici le parolacce con l'accento francese te non lo dice nessuno? Andiamo alla Torre Eiffel. E dai. Paola, senti, è questa che volevi vedere? Lei. Guardate ragazzi, gli è tornato il sorriso, merito della Torre Eiffel, gli è tornato il sorriso, dai. Ragazzi, questo video truffa finisce qui sotto la Torre Eiffel con Paola che ha ritrovato il sorriso. Noi ragazzi vi salutiamo, è stata un'esperienza negativa, ma non si può sempre avere esperienze positive. Siamo più leggeri perché pesiamo 303 euro di meno. Vabbè, me le sarei tenute volentieri. Ragazzi, da Parigi è tutto, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!